Racconti secondo di nuovo la tua storia. Tu allora cominci a lavorare a 14 anni. Esatto. E lavori per quanti anni? Io lavoro da 42 anni, anche se poi effettivi diversamente ne ho 39, perché naturalmente non ti hanno versato i contributi. Su qui ci fu una polemica con Cazzola, perché Cazzola le disse colpa sua che non ha controllato, e lei ebbe a dire che a 15-16 anni fai anche un po' fatica, no? Magari nel frattempo le aziende sono fallite, hanno chiuso e ci sono tante altre storie dietro, insomma. E tu quando dovresti andare in pensione, Paola? Allora, secondo l'INPS io dovrei andare con l'anticipata, cioè dopo 40 anni diversamente, si parla di pensione anticipata di non so che cosa, perché 40 anni diversamente, esatto. Sì. E nel 2020 e nel 2024 praticamente con la pensione di vecchiaia, cioè io dovrei andare a 67 anni. Ma mi sembra normale, non lo so. A 67 anni, se non spostano ancora l'aspettativa di vita, cioè, la che è un'altra colpisce, cosa. Lo dico a migliori a centinaio, è non vedere le persone, perché è ovvio, se fai professore universitario per 67 anni lavori va benissimo, ma una signora ha cominciato a 14 anni a fare un lavoro abbastanza pesante, lei si è occupata, ma lavorava nel mondo dell'edilizia. Possiamo considerarla esattamente come un altro lavoratore? Dovremmo avere un po' la capacità di inquadrare i problemi.